Il nostro paese è pieno di meraviglie da scoprire e alcuni luoghi sono davvero particolari da visitare almeno una volta nella vita. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come sapete l'Italia è famosa in tutto il mondo per le grandi città d'arte come Venezia, Firenze, Roma e tante altre anche. Ma ci sono molti luoghi nascosti che a volte non conoscono nemmeno chi ci abita vicino, ma che davvero meritano una visita. Ne ho cercati alcuni online, di questi posti non ne ho visitato nemmeno uno, ma sono assolutamente nella mia lista delle cose da vedere e ne ho raccolti alcuni di quelli un pochino più curiosi e un pochino più particolari in questo video. Li ho messi in ordine anche da nord a sud, in modo da avere un pochino una traccia migliore rispetto a quella dell'altro video, senza spostarmi un pochino a vanvera per l'Italia. E non parlerò del Friuli, perché per quanto riguarda il Friuli, se volete avere qualche dritta, vi lascio qua sopra, comparirà la playlist con tutti i video dedicati, in particolare ci sono molti video riguardo ai borghi, e ne arriveranno anche altri in futuro. Quindi nel caso non siete iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e anche ad attivare la campanella in modo da non perdervi i prossimi video. Partiamo quindi con la prima meta, la più a nord tra i miei consigli, ovvero Val d'Ultimo in Trentino Alto Adige. È chiamata anche la Valle dei Santi si tratta per l'appunto di una valle con paesi idilliaci, panorami inediti che sono un vero toccasana per il corpo e per lo spirito, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale è davvero ottima per appunto pensare ad una piccola vacanza o una gita fuori porta. Ci spostiamo un pochino più a sud, più precisamente in Piemonte con Viganella. Questo paesino l'ho inserito perché ha una particolarità davvero strana dal mio punto di vista, ovvero ospita un enorme specchio di 8x5 metri più o meno, se non ricordo male, che lo aiuta nell'illuminazione del paese. Questo perché questo paesino è in una posizione talmente particolare che le montagne che lo sovrastano oscurano il sole in un periodo che va più o meno da novembre a febbraio, quindi per circa 3 mesi. Terza meta, l'ho scoperta da poco, si tratta di Tresigallo in provincia di Ferrara. Questo paese è conosciuto anche come la città metafisica. La sua particolarità risiede nell'architettura delle infrastrutture che sono state costruite all'epoca del fascismo e sono rimaste pressoché intatte nel tempo. Davvero davvero particolare. Passiamo poi in Toscana, più precisamente in provincia di Siena, con l'abbazia di San Galgano. È un'abbazia dimenticata la cui particolarità è una spada conficcata in una roccia, cosa che ricorda molto la mitica Excalibur di Re Artù. Ci spostiamo poi in provincia di Firenze, quindi sempre in Toscana, con il castello di San Mezzano. È una costruzione ellittica edificata intorno al 1600, è appartenuta a diverse famiglie che appunto l'hanno un pochino modificata a piacimento, ma è davvero uno spettacolo. Un po' più a sud, nel Lazio, in provincia di Viterbo, c'è Civita di Bagnoregio. È molto conosciuta questa meta perché si tratta di un borgo molto isolato, splendido, e a cui si accede solo tramite un ponte pedonale. Passiamo poi in Abruzzo, a Villa Lago, un borgo in cui il tempo sembra essersi fermato. Fa parte di una riserva naturale e avrete la possibilità, oltre che di visitare il borgo, anche di visitare un giardino botanico oppure di prendere uno dei numerosi sentieri che vi porteranno appunto in giro per questa riserva. Ci spostiamo ancora un pochino a sud, ovvero in Puglia, nella zona di Trabucchi che si trovano tra Peschici e Vieste. I Trabucchi, per chi non lo sapesse, sono delle antiche macchine da pesca in legno e per l'appunto quelli restaurati in questa zona ospitano varie attività tra il profumo di legno, di salsedine e di agrumi. Ci spostiamo poi in Basilicata e la meta che vi consiglio è Maratea. È l'unico centro della Basilicata che si affaccia sul Mar Tirreno. Viene chiamata anche la città delle 44 chiese e domina una lunga scogliera con pareti a picco sul mare e spiagge accoglienti. Bene ragazzi, io mi fermo qui con i miei consigli. Se ne avete qualcun altro, magari di regioni che non ho nominato, lasciate un commento qui sotto in modo tale da integrare questo video. Vi ricordo che se non siete iscritti potete iscrivervi al canale, magari attivando anche la campanella, in modo tale da seguirmi in diretta nelle mie avventure.
Qui sotto, ma in descrizione, trovate anche i link per i miei social in cui appunto potete seguirmi in diretta. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e dirvi have a nice life!